L'orca è un cetaceo di grosse dimensioni, conosciuto col soprannome di assassina. Ma non tutti sanno perché. Why? Quando scoprirete il motivo, la guarderete con occhi diversi. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per conoscere 7 predatori marini che vi faranno accapponare la pelle. Numero 7. Megalodonte. Cominciamo questa lista con uno dei predatori più pericolosi che abbiano mai solcato i mari e gli oceani del nostro pianeta. It's a shark. Questa creatura non era soltanto estremamente aggressiva, ma è considerata anche lo squalo più grande mai vissuto sulla Terra. It's a megalodon. Stiamo parlando del megalodonte, un nome che significa dente grande. Per fortuna, questo mostro marino è vissuto tra i 23 e i 3,6 milioni di anni fa e non può più farci del male, ma i suoi discendenti mantengono alta la bandiera. Se pensate che gli squali odierni siano grandi e intimidatori, pensate che il megalodonte poteva misurare fino a 18 metri di lunghezza. Vi avevamo detto che era lo squalo più grande del mondo. Era circa 3 volte più lungo e pesante di uno squalo bianco, uno dei predatori moderni più temuti dai bagnanti. Yes! Il megalodonte, infatti, pesava circa 50 tonnellate. Un solo dente di questa creatura minacciosa misurava fino a 18 centimetri. Aveva una dentatura talmente affilata che persino i fossili rinvenuti milioni di anni dopo hanno conservato le punte. Al suo cospetto, persino il tirannosauro diventa una formica e avrebbe rischiato grosso se fosse stato un animale marino. I megalodonti mangiavano persino le balene ed erano in grado di farle a pezzi come delle gustose merendine. Al giorno d'oggi le balene sono tra gli animali più grandi del pianeta, ma all'epoca del megalodonte erano piccole e indifese. Questo squalo aveva e mantiene ancora una reputazione terrificante, ma per fortuna può essere ammirato soltanto nei musei. Ne siete felici? Noi tantissimo. Numero 6. Squalo tigre. Anche questo squalo si classifica come uno dei predatori più pericolosi degli oceani del nostro pianeta. Ma al contrario del megalodonte, esiste ancora oggi. Lo squalo tigre vive nelle acque costiere tropicali, specialmente nell'Oceano Pacifico. Sfortunatamente per gli esseri umani, sembra prediligere proprio i tratti di mare in cui abbondano i bagnanti. Lo squalo tigre può misurare fino a 5 metri di lunghezza e pesare tra i 385 e i 635 kg. È molto più piccolo del megalodonte, ma allo stesso tempo molto più grande di un essere umano comune. Lo squalo tigre è caratterizzato da alcune strisce oblique sul corpo che sono il motivo del suo nome originale. Mangia altri animali marini come le seppie, i pesci e persino le tartarughe. Molte persone hanno avuto la sfortuna di incontrare uno squalo tigre durante una nuotata e i pochi sopravvissuti hanno riportato delle esperienze traumatiche. Ogni anno si verificano circa 131 attacchi di squalo tigre ai bagnanti. Uno di questi era la 13enne Anna Meagle, che un giorno ha vissuto un'avventura terrificante con uno squalo tigre. Anna stava facendo surf al largo della costa australiana quando all'improvviso uno squalo tigre è emerso dall'acqua e le ha morso le gambe. La ragazza ha spiegato che all'inizio era talmente spaventata che non ha nemmeno registrato il dolore del morso. Anna è sopravvissuta all'attacco dello squalo, ma porta ancora sul corpo i segni dei suoi denti. Numero 5. Pesce pietra. Il prossimo animale potrebbe sembrarvi innocente, ma il suo aspetto blando è solo un trucco. What? Vi presentiamo la Sinanchaea verruco, meglio conosciuta come pesce pietra. È un animale estremamente velenoso che è stato descritto dagli esperti come il pesce più letale di tutti i mari. Oltre alla sua potente tossina, la sua caratteristica più pericolosa risiede nella capacità di nascondersi e mimetizzarsi sul fondale marino. Il nome dovrebbe darvi un'idea del suo comportamento. Il pesce pietra si apposta tra gli scogli e aspetta la sua preda senza muoversi, come una roccia qualsiasi. Il pesce pietra ha un colorito marroncino grigiastro con dei dettagli rossi, arancioni o gialli. Cresce solitamente fino a 30-40 cm. Vive nelle acque marine tropicali di molte regioni del mondo e si ciba di crostacei e pesci più piccoli. Per catturare la sua preda, sferra un attacco improvviso che dura una manciata di millisecondi e non lascia scampo alla vittima. Il pesce più velenoso della famiglia ha 13 spine, ciascuna delle quali contiene 2 sacche di veleno. Per uccidere un uomo adulto sono necessari soltanto 18 mg di tossina. Delle quantità inferiori possono causare dolori lancinanti, paralisi e necrosi dei tessuti.
Molte persone sono state punte da un pesce pietra, ma per fortuna tante sono sopravvissute al contatto. Una delle vittime ha descritto il dolore della puntura come la sensazione di essere colpiti ripetutamente da un martello sulle nocche delle mani, i polsi, i gomiti e le spalle nell'arco di un'ora. Sembra un'esperienza terrificante, quindi tenete gli occhi ben aperti. Numero 4. Razza. Ecco un altro animale difficile da notare, ma molto pericoloso. Oh my God! Proprio come il pesce pietra, la famiglia delle Dasiatidae ha perfezionato l'arte del camuffamento. Gli acquari di tutto il mondo possiedono diverse specie di razze, alcune delle quali possono essere anche toccate dai bambini. Quelle che vivono nel loro habitat naturale, però, dovrebbero essere ammirate soltanto a distanza di sicurezza, perché sono perfettamente in grado di uccidere degli uomini adulti con un solo colpo di coda. Le razze sono lontanamente imparentate con gli squali e questa informazione dovrebbe bastare a farvi accapponare la pelle. Questo animale ha un corpo piatto, con gli occhi sul lato superiore e la bocca su quello inferiore. Ha una mascella potente, capace di masticare persino i gusci più robusti. La razza si ciba di altri pesci, ma purtroppo si è resa colpevole di molti attacchi letali contro gli esseri umani. La punta affilata della coda contiene una scorta di veleno potenzialmente fatale, che ha causato la morte di una celebrità nota per l'amore nei confronti degli animali, l'esperto australiano di fauna selvatica Steve Irwin. Irwin aveva molti anni di esperienza con gli animali alle spalle ed era persino noto come il cacciatore di coccodrilli. Nel 2006, mentre nuotava e filmava il panorama della Grande Barriera Corallina, Irwin è stato punto al cuore da una razza. Ed è venuto a mancare a soli 44 anni. È stato il secondo australiano a morire in seguito all'attacco di una razza. Steve Irwin ha insegnato alle persone di tutto il mondo ad amare gli animali e la natura. Per ironia del destino, ha incontrato la morte proprio per mano di una delle sue creature preferite. Numero 3. Polpo dagli anelli blu. Anche il prossimo animale è considerato uno dei predatori più letali dell'oceano. What? Ma ha un aspetto decisamente più interessante di quelli che abbiamo elencato finora. Il polpo dagli anelli blu ha la pelle giallastra, costellata di cerchi blu e neri che cambiano colore. Misura tra i 12 e i 20 cm di lunghezza, ma può causare gravi danni a chiunque lo incontri. Questo polpo è uno degli animali più velenosi che potreste incontrare nei mari del nostro pianeta. La sua tossina può causare una lunga serie di malanni, come nausea, arresto respiratorio, cecità, paralisi, arresto cardiaco e persino la morte. Un solo polpo dagli anelli blu può uccidere fino a 26 persone in un solo minuto. Come se non bastasse, molte persone non si accorgono subito di essere state morse, perché la puntura può essere totalmente indolore. Presto però insorgono i sintomi, preceduti da un dolore acuto. Se la puntura non viene curata in tempo, la vittima può anche morire. I bambini sono più a rischio degli adulti a causa dei loro corpi minuti, che necessitano meno veleno per cedere. Se le vittime vengono trattate e superano le 24 ore di convalescenza, hanno una buona probabilità di sopravvivere, senza danni gravi. Al contrario, chi aspetta troppo tempo può incappare in una fine drammatica. Numero 2. Leone marino. Questo animale non ha un aspetto aggressivo. Anzi, la maggior parte delle persone pensa che sia molto carino. Il leone marino, tuttavia, può rivelarsi molto pericoloso. Quando avremo finito di spiegarvi tutto quello che possono fare, capirete come mai appartengono alla lista dei predatori più letali dell'oceano, anche se i loro musetti teneri possono trarvi in inganno. Esistono diversi tipi di leoni marini e alcuni di loro possono raggiungere dimensioni notevoli. Il leone marino della California pesa tra i 100 e i 300 kg e misura tra 1,8 e 2,4 metri di lunghezza. Da lontano potrebbe sembrarvi piccolo e innocente, ma in realtà è un animale molto grande e soprattutto estremamente pesante. Il leone marino è un veicolo di molte malattie e parassiti, la maggior parte dei quali causati dal surriscaldamento globale, che possono rivelarsi pericolosi per l'intero habitat che lo circonda. I leoni marini sono stati pesantemente sfruttati dagli esseri umani. Se chiedete in giro, scoprirete che molte persone hanno dei ricordi positivi con questi animali negli zoo e negli acquari locali, ma che tanti altri sono rimasti traumatizzati dall'incontro improvviso con un leone marino selvatico durante una banale nuotata. Questa creatura ha un morso molto potente che può causare danni gravi.
la maggior parte dei bagnanti sottovaluta la sua pericolosità e poi se ne pente amaramente. Numero 1. Orca assassina. Siamo arrivati in cima alla classifica e siamo pronti per presentarvi il predatore marino più letale dell'età contemporanea. Questo animale non è particolarmente pericoloso per gli esseri umani, ma si dimostra spietato con le altre creature. Probabilmente ricorderete l'orca protagonista della saga cinematografica Free Willy, che è stata descritta nel film come un animale dolce e amichevole con gli umani. Le vere orche, tuttavia, sono molto diverse. Vi basti pensare che il loro soprannome è Assassine. Il particolare più sorprendente è che le orche sono considerate una specie di delfino, ma di certo non condividono la loro stessa dolcezza. Di solito gli squali ottengono il primato di animale marino più spaventoso, ma le orche sono ancora più inquietanti. Sono predatori violenti che cacciano in gruppo e vanno alla ricerca di prede grandi tanto quanto loro, inclusi gli squali bianchi, conosciuti come gli animali più pericolosi del mondo. Le orche hanno un morso potente, capace di stordire anche gli squali più robusti, di cui tendono a mangiare soltanto il fegato. Molte persone nel corso degli anni hanno riportato infatti presenze di squali bianchi arenati sulla spiaggia senza fegato. In inglese le orche sono note come killer whales perché attaccano e uccidono anche le balene più grandi. Se un animale è in grado di spaventare gli squali e le balene, allora è meglio tenerlo a distanza di sicurezza. Conoscevate il lato oscuro delle orche oppure siete rimasti stupiti dalla loro reputazione negativa? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.